Hola a todos! Che tal? Questo è un video che devo fare già tantissimo tempo fa e per il quale sono stato taggato da Okino Lin Yu, che è una ragazza che fa dei video simpaticissimi prevalentemente relazionati ai libri. Vi metto il suo link comunque qui sotto in descrizione così che possiate cercare, controllare, vedere il suo canale. Sostanzialmente il video tag di oggi, che si chiama Social Media Book Tag, consiste nel relazionare ad ogni social media un libro. Premetto che io, diciamo, sui libri sono un tipo piuttosto classico, nel senso mi piacciono i classici e quindi, diciamo, libri super moderni, super fighissimi, di autori contemporanei fighi non ce ne sono tanti. Twitter, ovvero un libro breve. Uno dei libri più brevi che io abbia letto e che più mi è rimasto impresso e che ho amato tantissimo per la psicologia che c'è all'interno e soprattutto per i complessi che il protagonista si fa è Uno, Nessuno e Centomila di Luigi Pirandello. Non devo stare a spiegare chi è, di cosa parla, quindi insomma, è fighissimo. Facebook, Facebook, un libro consigliato da altri che hai apprezzato. Beh, questo libro che mi ha consigliato, o meglio imposto, la professoressa di letteratura spagnola dell'anno scorso per l'esame, ed è Requiem por un campesino español di Sender. Praticamente parla di un campagnolo, campesino, che decide in qualche modo di ribellarsi al sistema e non fa una bella fine. Forse. Non ve lo dico perché se volete leggerlo poi... lo trovate sicuramente anche in spagnolo, perché io l'ho comprato a Bari e l'ho trovato in spagnolo. Ha una lingua molto molto viva e molto toccante. Tumblr, ovvero un libro che hai letto prima che tutti quanti lo facessero. L'ho letto tantissimi anni fa, forse avevo 13 anni, non mi ricordo bene, comunque facevo ancora le scuole medie, e si tratta di Eragon di Christopher Paolini, che non è un libro che poi tutti quanti hanno letto, però dopo un po', qualche anno, ha avuto un grande successo e ci ha fatto anche film, che non è piaciuto a nessuno. Anyways, io comunque poi ho continuato a guardare, insomma, a seguire la saga, infatti ho tutti i quattro libri sullo sfondo, quelli che vedete in alto, sono di Eragon. Di Eragon il primo ne ho due, uno in italiano e uno in inglese, se vi state chiedendo perché. MySpace, ovvero un libro che non ti ricordi se ti fosse piaciuto o meno. Io c'ho un libro che ho letto, ricordo che, boh, probabilmente l'ho apprezzato, ma non ne sono sicuro, non mi ricordo nulla, so che l'ho letto, che è Gli Indifferenti di Moravia, grande. Però io di questo libro non mi ricordo né la trama e né se mi è piaciuto o meno, so solo che l'ho letto, e basta, l'ho letto, che l'ho letto, e basta. Instagram, un libro dalla copertina fighissima, e si tratta in realtà di... libro di Sawyer, che si chiama Flash Forward. Flash Forward, che praticamente l'ho acquistato nel 2010, se non ricordo male, quando sono stato a Madrid, quindi è in spagnolo e non penso ci esista, cioè io non l'ho trovato tradotto in italiano, però è una copertina fighissima. Comunque vi metto per ogni testo la copertina su YouTube, ovvero il libro che vorresti adattassero al film. Per quanto riguarda questo libro, che ho amato e che mi ha fatto piangere tantissimo, e l'ho letto diversi anni fa quando facevo ancora il liceo, e non so se è stato fatto effettivamente un film, e si tratta della storia di Elsa Morante, che è un libro, è un mattone enorme, ma è di un'intensità, di una, veramente di una forza espressiva e unica, davvero è fantastico. Poi Elsa Morante, insomma, ragazzi, Elsa Morante, la miseria. Goodreads, ovvero un libro che consiglia a tutti. È un libro in genere fantasy che ha scritto un giovane ragazzo del Foggiano che si chiama Giuseppe. Parlo del mio libro. Ovvio che dovete leggere il mio libro che uscirà fra pochissimo. Sì, perché fra non molto uscirà un libro che ho scritto quando ero piccolino. E io vi consiglio anche di Fitzgerald, Il Grande Gatsby, che è piccolino anche questo ed è meraviglioso, veramente bello. Poi c'è il film che è ancora... che ve lo sta lì. Cioè, vi consiglio film e libro perché sono fantastici. Poi il film non si discosta tantissimo dal libro, quindi bello. Benissimo ragazzi, questo è il video. Spero vi sia piaciuto. Io intanto, non so, dovrei taggare qualcuno? Non lo so. Nel dubbio,
taggo Sistiana, Marcello Signore e Serena Maccialatte. Così, non so, se vi va di farci sapere un attimo le vostre cuce. Muchas gracias por ver este video. Hasta luego.